Con un netto 85 a 56, il Basket Club Paternò torna a vincere sul terreno amico e mette un mattoncino in più verso i play-off nel girone A della Divisione Regionale 2. I ragazzi di coach Lofaro hanno avuto la meglio sull'Audax Catania in una partita gestita sin dai primi minuti grazie a un'ottima prestazione offensiva con 4 giocatori in doppia cifra. Caponnetto con 24 e Federico Lofaro con 17 sono stati i protagonisti di questa vittoria. Seguono nel tabellino Gemellaro 14, Mantegna 12, Licata 5, Patronaggio 4, Parisi 4, Gabriele Lofaro 3, Sant'Anocito 2. Hanno calcato il parquet del Palazzetto dello Sport di Via Bologna anche Borzì e Scavo. La vittoria rinvigorisce l'umore dei giocatori e dei tifosi del Basket Club Paternò, soprattutto dopo le innumerevoli sconfitte subite dal mese di dicembre. Sul cammino verso i play-off nella prossima gara, i rossazzurri saranno impegnati in un altro scontro diretto contro il Santa Venerina per consolidare il terzo posto. Il Paternò mette fine a una serie negativa, come dichiara il coach del Basket Club Paternò, Federico Lofaro. Oggi dopo tre gare possiamo dire che l'approccio è stato differente, siamo stati bravi a andare subito sopra e poi abbiamo mantenuto tutta la partita la concentrazione alta, però sicuramente la partenza e l'approccio sono stati fondamentali. Ci hanno penalizzato un paio di sconfitte di qualche mese fa di pochi punti, hanno demoralizzato parecchio e sicuramente la condizione atletica non era ottimale. E poi quando inizi ad inanellare diverse sconfitte sicuramente il morale va a terra e non è facile risollevarsi. Oggi per fortuna speriamo di essere tornati sui binari giusti. Gli sforzi che si fanno sono tantissimi e onestamente non è andata bene. Abbiamo buttato la partita, onore al Paternò che ha giocato molto meglio di noi, ci ha creduto più di noi. L'Audax oggi aveva parecchie defezioni, onestamente, ne mancavano 4-5, ma non sono scuse, faremo di necessità virtù e cercheremo di andare avanti imparando da quello che abbiamo sbagliato stasera.